Buonasera a tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Grilli per la testa. Io sono Marco Grilli e con me c'è l'immarcescibile Appi Alviano. Ma perché prima il cognome e poi il nome? Queste cose. Alviano, Alviano Appi, grazie, 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 grazie. In regia abbiamo il mitico Rosario Moreno. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti, un caro saluto a tutto il condominio. Vuoi fare tutti i saluti soliti oppure... No, ricordo soltanto che in questo momento tutti gli amici, non faccio l'elenco delle radio perché è troppo lungo, sono 11 web radio del nostro network, ma la novità è che chi vuole seguirci con YouTube sulle Smart TV lo può fare tranquillamente, basta che ci cerca come Radio Saiuz e quindi vederci sulla televisione di casa. In questo momento stiamo andando sulle web TV, oltre che al sito Radio Saiuz, su YouTube. Stiamo andando su Twitter, su Facebook e su Periscope. Quindi si sono aggiunti altri due streaming nuovi per la web TV. Ricordo a tutti gli amici che è uscito il nuovo numero, il numero di giugno della nostra rivista Saiuz News. E che fai? Quindi Mi rubi il lavoro? Dovevo dirlo in chiusura di programma. Rubo sì il lavoro, vabbè, lo puoi ricordare, ma è importante che tutti vadano a vedere perché sono degli interessanti articoli di Antimafia 2000 con un editoriale di sempre da Antimafia 2000. Insomma, non dico niente, lascio scoprire ai nostri amici. Ti passo subito la parola e io mi metto qui e mi taccio in silenzio e mi godo il temporale. Aspetta, prima di... Ah, beh, giusto, perché dalle tue parti ci sono temporali in questo momento. Sì, sta piovendo che Dio la mandi, si dice così, non lo so, è un No, io termine, la... Sì. vento, eccetera. Adesso andiamo avanti, vediamo cosa succede. Allora, rispetto alla settimana scorsa, possiamo partire dicendo una cosa. Abbiamo un governo dopo circa 90 giorni. Non mi esprimo. Finalmente un governo. Aspetta, non Ragazzi, sei ancora scusatemi, scusatemi, entro in gamba tesa, ma non mi esprimo su questo governo. Non posso esprimermi. entra a gamba tesa, però senti a gamba tesa devi esprimersi, no? No, va, andate avanti. Buon ascolto a tutti i nostri amici al condominio. A proposito, agli amici che ci ascoltano nel condominio, l'ascensore è rotto, quindi non potete salire. Vai, Marco. Ecco, notizie tecniche. Bene, allora proseguiamo con la nostra trasmissione. Beh, ci siamo lasciati la settimana scorsa che il nostro governo ancora non aveva alba di essere formato, anzi si temeva che potessimo andare ad elezioni Esatto. anticipate. Così non è stato. All'alba di venerdì finalmente abbiamo avuto una composizione definitiva del governo. Peraltro mi ha fatto morire Conte quando è entrato in sala stampa, sala conferenza in Palazzo del Quirinale e ha esordito di fronte a tutti dicendo ben ritrovati perché era già reduce dalle dichiarazioni precedenti Eh e beh, dalla in rimessa al mandato. realtà, tra l'altro, il 2 giugno c'era stata una chiamata in piazza da parte dei 5 Il Stelle, Movimento 5 Stelle, sì. che dopo c'è stata, ma c'è stata sotto un È clima stata rivisitata, sì, completamente è stata diverso. rivisitata. Quindi finalmente abbiamo un governo, perlomeno il governo ha già giurato, in questo momento si sta spostando da una sede all'altra del Parlamento, quindi tra Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, per ottenere la fiducia. In questo momento, dunque sono le 18:09. Dovrebbero essere in transito perché è una situazione di transizione sostanzialmente, perché già stamattina aveva reso le dichiarazioni di fronte al Senato della Senato. Repubblica, poi la Presidente del Senato, Elisabetta Berti Casellati, aveva interrotto la seduta per permettere di andare a fare la dichiarazione programmatica anche in Camera dei Deputati. Oggi pomeriggio avrebbe ripreso la seduta e stasera alle 19:30 è previsto il voto di fiducia. Questo quantomeno al Senato. Nel frattempo, che cosa è successo? Che i due capigruppo, Camera e Senato, o Senato e Camera, dei 5 Stelle, sono diventati ministri di questo governo.
e quindi dovranno lasciare il loro incarico di capigruppo alla Camera e Senato, o se preferite al Senato e alla Camera. E quindi siamo in attesa di notizie su quella che sarà la composizione. Oh, attenzione, in tutto questo la composizione del governo non è ancora completa, perché mancano ancora diversi sottosegretari, anche se nomi dei, diciamo, degli occupandi in pectore stanno già circolando e sono probabilmente quasi definitivi. Due nomi in particolare sono estremamente di interesse e di attualità perché riguardano il Ministero della Giustizia, ma dopo ci torneremo sopra. Oh, ricordo a tutti quanti, se vuoi farlo tu per me va bene ugualmente, che la settimana scorsa ci siamo peritati di leggere, stante anche lo stallo governativo, gli articoli della Costituzione che riguardavano il Presidente della Repubblica e il Governo. E sì, un po' le prerogative del Presidente della Repubblica, visto che erano quelle che un poco erano sotto i riflettori, visto la decisione del Presidente di in un primo momento di mandare a casa proprio il governo Conte. E quindi abbiamo rivisitato un poco le prerogative del Presidente per vedere se potesse o non potesse esserci questo, fare quello che ha fatto sostanzialmente. Anche se dobbiamo dire una cosa a questo proposito, possiamo dire che Di Maio del Movimento 5 Stelle aveva avanzato un'ipotesi di impeachment del Presidente, diciamo che è emersa bene non la volontà di ostacolare un governo, però in realtà c'è stato un intervento del Presidente da un punto di vista politico più che diciamo istituzionale del gioco delle parti. Tecnico, e questo in qualche modo poteva aprire, non era del tutto peregrina quella richiesta, anche se siamo contenti che sia rientrata. Io personalmente trovo anche piacevole che qualcuno, in questo caso Di Maio, che ha realizzato di aver forse esagerato, abbia chiesto scusa. Diciamo che ha fatto un passo indietro, come si suol dire ultimamente. Sì, questo non è, rimane nel, quando il parlare è civile, può sempre portare un po' da qualche parte. Va bene, riprendiamo pure. Beh, la considerazione ci stava tutta, quindi cosa ci siamo ripromessi la settimana scorsa, un'idea che ho lanciato io stesso, peraltro, perché mi pare una cosa carina. Visto ciò che è successo sostanzialmente, mi sono ripromesso, e tu sei stato d'accordo con me, di riprendere in mano il testo della Costituzione della Repubblica Italiana e di leggerlo pian piano nel corso delle trasmissioni, in modo da rinfrescare la memoria. Questa cosa vorrei che fosse non una sorta di continua reminiscenza, perché possiamo rivisitare quello che è il testo fondamentale delle leggi della Repubblica Italiana, cioè quello che dovrebbe dare la base, lo zoccolo duro, la fondazione. No, proprio la fondazione, ok? Non solo il fondamento, proprio la fondazione, cioè ciò su cui poggia, certo, tutto, certo, il nostro, è l'architrave di, esattamente, il nostro scibile giuridico. Già che, tra le altre cose, dovessimo ragionare di gerarchia delle fonti del diritto, in Italia al primo posto indubitabilmente c'è la Costituzione, esatto, che ha subito ben poche mutazioni, se Dio vuole, fino adesso, dal 1948, visto che è entrata in vigore il 1 gennaio del 48, tra parentesi, dopo il referendum tra monarchia e repubblica, ed è ancora tutto sommato una signorina piuttosto fresca, perché i suoi contenuti sono talmente attuali e talmente moderni che non richiedono che al limite qualche semplice aggiustamento, anche laddove nel recente passato, e ricordiamo ancora una volta, il 4 dicembre 2016 siamo stati chiamati al voto referendario per sancire o meno
l'accettazione delle modifiche costituzionali che l'allora governo in carica ha tanto propugnato e caldeggiato, dove però io parlo da, diciamo, da studioso del diritto, si sarebbe trattato, non mi vergogno di dire, di un vero e proprio stravolgimento totale. Stupro della Costituzione. Sì. Voglio usare questo termine molto forte, che purtroppo è molto in voga in questo periodo per motivi di cronaca, ahimè. Beh, diciamo che però rende molto bene l'idea, perché effettivamente altro che stravolgimento, proprio sì, sarebbe stata lacerata per essere ricostruita e raddobbata in una maniera. L'impressione, guarda, se posso dire, che avevo io era quella del cercare di costruire una Costituzione che fosse chiaramente favorevole ai mercati e fosse contro i cittadini. E forse contro i cittadini sarebbero diventati molto più schiavi dei mercati, per quanto sappiamo che abbiamo visto le reazioni un poco della BCE alla... Tra le altre cose, la reazione dei cittadini italiani, io non dico cosa abbia votato, ma mi pare abbastanza chiaro dalle mie parole, la reazione dei cittadini italiani ha fatto il paio, tra le altre cose, con il rifiuto del TTIP, quindi del Trattato Transatlantico sul commercio, sostanzialmente, sì, che è stata una bella batosta per i poteri forti, per cui quella volta l'ambasciatore statunitense, era ancora Obama in carica, insomma, sì, si è espresso in questo senso dicendo che laddove in Italia non si fosse proceduta alla modifica costituzionale così come proposta dal governo, gli Stati Uniti avrebbero dovuto rivedere la propria politica negoziale con l'Italia. Quindi avevo già lamentato quella volta questo tentativo di ingerenza, certo, da parte di un corpo estraneo, per quanto ben gradito e ben voluto, perché per l'amor del cielo le relazioni diplomatiche sono fondamentali, e poi arriveremo anche a quello che sarà il nostro ministro degli esteri. Ha messo in un concesso che il governo ottenga la fiducia alle Camere, a parentesi, cosa che si dovrebbe dare per scontata, perché i numeri ci sono, però la maggioranza in Senato è abbastanza risicata, perché si parla di 7 unità, sì, a favore. Sì. Quindi staremo a vedere poi se eventualmente Fratelli d'Italia darà il suo appoggio esterno al governo, quantomeno in assetto di fiducia, per poi andare a esaminare i singoli provvedimenti come sembra possibile, anche se ci sono delle altre ipotesi che potremmo anche discutere. Quindi, cosa dici? Leggiamo ora la Costituzione o andiamo avanti e poi la riprendiamo un po' più tardi? Perché peraltro la premessa a questa edizione che ho in mano io è proprio di Sergio Mattarella. Ah, è interessante. Per cui è interessante leggere che cosa scriva lui, per la verità. Sì, proviamo a leggere questo. Dopo possiamo scendere nel dettaglio del governo, però. Sì, sì, proviamo a leggere, formare questo, un po' di mente. Questa che ho tra le mani è una versione della Costituzione in formato opuscolo per le scuole. Sì. La leggo ancora più volentieri perché l'ho trovata sostanzialmente in asilo da mio figlio, uno dei miei due bambini frequenta l'asilo, e un bel mattino sono arrivato in classe per accompagnarlo e ho trovato che per ogni membro della classe fosse disponibile uno di questi opuscoli. Quindi sono stato estremamente felice di questa cosa, perché rappresenta effettivamente il sottolineare l'importanza di questo importantissimo, scusate la ridondanza, istituto giuridico qual è la nostra Costituzione repubblicana. Sentiamo le Sergio Mattarella, dice, apre dicendo: cari studenti, prendete in mano la Costituzione, è una buona lettura. Io qua mi permetterei di dire che non sia semplicemente una buona lettura, ma che sia un'eccellente lettura. Scoprite quel che dice a tutti noi, fatela conoscere, e io sto cercando di calarmi nel ruolo, cercate occasioni per discuterne e confrontarvi su di essa. La Costituzione è la base su cui poggiano le nostre libertà, i nostri diritti e i nostri doveri.
apriamo la parentesi, Sergio Mattarella, prima di diventare Presidente della Repubblica Italiana, l'abbiamo ricordato anche la settimana scorsa in corso di discussione, è stato per 4 anni giudice costituzionale, dal 2011 al 2015, fino alla sua ascesa al Quirinale. Quindi, tecnicamente, sa bene di che cosa stia parlando. E poi potremmo riallacciarci al discorso della settimana scorsa, vai. Ma non si tratta soltanto di un corpo di norme giuridiche, è anzitutto un patrimonio condiviso di principi e valori, ripeto, patrimonio condiviso di principi e valori che unisce la comunità di cui facciamo parte. Già solo questo per qualcuno varrebbe un'impiccagione, perché sostanzialmente la settimana scorsa abbiamo assistito a una tirata di capelli della Costituzione. Detto questo, ripeto, su cui poggiano le nostre libertà, i nostri diritti e i nostri doveri. Anche qua è bello nominare diritti e doveri, perché ad uno dei due c'è il suo contraltare. Certo. Ma non si tratta soltanto di un corpo di norme giuridiche, diceva lui, ok? Nasce da una storia di popolo. La storia dell'Italia, lo sappiamo tutti, è molto particolare. Varrebbe la pena riprendere in mano un pochettino la storia della Costituzione italiana, non inteso come carta costituzionale, ma come assemblamento proprio. Come di tutti i vari stati. Esattamente, che componevano il territorio dell'Italia. Insulare, Stato delle Due Sicilie, Stato del Vaticano, Regno delle Due Sicilie, Regno di Toscana, Regno del Piemonte, Granducato di Toscana, per esempio in zona la Repubblica di Venezia, nella quale prima ancora c'era la Marca Trevigiana, tra parentesi, che è ancora rimasta idealmente per qualcuno. Sarebbe bello anche leggere effettivamente qualche passo di qualche grande scrittore italiano, per esempio c'è il coro della Delchi del Manzoni, che parla del volgo disperso. Ecco, noi dobbiamo metterci in mente in questo momento che l'Italia, nelle sue diversità, non è come dire un volgo disperso. Sì, forse qualcuno potrebbe dire la società dei campanili, perché siamo molto campanilisti in Italia, però fondamentalmente l'Italia è un paese che sa essere unito, lo ha dimostrato durante il periodo referendario sulla Costituzione e anche subito dopo, una volta proclamato il risultato del referendum. Per cui l'Italia è un grandissimo paese che deve rioccupare il posto di primazia che le spetta all'interno della comunità internazionale. Vado avanti. Il paese ha conquistato anche con grandi sacrifici, grazie a generazioni che ci hanno preceduto, una direzione nel cammino comune. Quindi attuare la Costituzione è un impegno che non può dirsi mai esaurito. Le istituzioni, le formazioni sociali, i singoli cittadini sono continuamente chiamati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a una piena inclusione. Attenzione, si parla di inclusione, è bellissimo. Prima dice patrimonio condiviso di principi e valori che unisce la comunità. E qua parla di piena inclusione. Ok? Quindi questo è fondamentale nel comprendere quale sia la lettera della Costituzione italiana. Cosa dobbiamo dedurne? Che fondamentalmente non è possibile prescindere dalla conoscenza della Costituzione quando ragioniamo del vivere civile in Italia. E dovremo comunque, riferendosi alla parte finale lì che sottolineava Mattarella, che il lavoro sulla Costituzione è sempre da portare avanti, tant'è vero che noi ci rendiamo conto che ci sono molti articoli che a tutt'oggi non sono attuati. La legge c'è, ma le forze, diciamo, in qualche modo politiche
ma è probabilmente anche economiche per attuarla non ci sono o vengono aggirate. E quindi si tratta proprio di riuscire ad attuarla in pieno. In quel senso noi potremmo, saremmo già una nazione molto diversa, molto più ricca, molto 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 più ricca. Anche umanamente parlando, anche umanamente, certo, parlando, perché questa Costituzione è il frutto del lavoro dei padri costituenti, che sono riusciti a unirsi nell'intento di dare una carta fondamentale. Io continuo a usare questo aggettivo, una carta fondamentale per il vivere comune e civile all'interno del territorio italiano, che poi chiaramente va arricchita con le leggi quadro e prima ancora con le leggi cornice per quanto riguarda poi diversi livelli di legislazione in Italia, in modo da poter disciplinare il vivere comune in modo corretto, ma venivano comunque tutti quanti da un'estrazione differente, per cui tutte le forze politiche, tutte le estrazioni politiche hanno contribuito alla nascita di questa carta costituzionale. Sì. E questo la rende unica, la rende unica. Sì, perché sono rappresentati gli interessi di tutti. Di tutti quanti. Sì. Quindi, come tu hai detto giustamente, è una cosa che abbiamo già ribadito anche in precedenza, la nostra Costituzione andrebbe prima di tutto conosciuta, per l'amor del cielo, ma poi applicata. Non è mai stata data piena e vera attuazione al dettame costituzionale. Cioè, sì, esattamente. A tantissimi articoli. Allora io partirei adesso proprio dai principi fondamentali. Quindi torniamo indietro rispetto a quello che sia stato l'interesse della settimana scorsa e leggiamo i primi articoli. Leggiamo insieme i primi articoli della Carta Costituzionale. Ne leggiamo alcuni, dopo guardiamo il tempo. Certo, i principi fondamentali. Ricordiamo sempre che siamo su Radio Saiuz. Esattamente. Questa è Grilli per la testa, Marco Grilli e Albiano Appi che conducono la trasmissione. Principi fondamentali dall'articolo 1 all'articolo 12. Magari ne leggeremo soltanto alcuni. Articolo 1, e questo è bene che lo ricordiamo molto, molto, molto seriamente. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. Facciamo giusto una... è proprio sull'articolo 1 che la settimana scorsa c'era stato lo scontro, perché sembrava che la sovranità non appartenesse più al popolo, ma appartenesse in qualche misura ai mercati, alla BCE, al fatto che certe persone indicate alla guida, in questo caso il ministro dell'economia Savona, non era gradito ai mercati. Ecco, già il primo articolo della Costituzione era un po' messo sotto attacco. Andiamo. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo identifica la nostra Repubblica come una Repubblica sociale, quindi anche questa è una parte dei valori che dobbiamo recuperare necessariamente. Certo. Solidarietà politica, cioè tutti devono contribuire al benessere della comunità, che si possa dire esistano delle rivalità politiche all'interno del territorio, ma bisogna permettere il normale cammino della democrazia. Ecco, e qui possiamo fare un'altra osservazione, Marco, perché ci accorgiamo tutti e stiamo andando verso una società che dal punto di vista economico sta esprimendo delle ricchezze così abbondanti da una parte, e da un'altra ha cominciato da una decina d'anni, dall'inizio della crisi del 2008, ad esprimere delle povertà così forti dall'altra, per cui anche questo principio costituzionale è messo sotto attacco. Noi possiamo ricordare a chi ci ascolta
che il creatore dell'Olivetti, Adriano Olivetti, diceva che il padrone, il creatore di un'industria non dovrebbe prendere più di 40 volte dell'ultimo operaio. Operaio. Invece adesso non il padrone dell'industria, ma il semplice manager, possiamo pensare semplicemente alla Fiat, prende oltre 1200 volte l'ultimo operaio. Quindi si sta formando una forchetta che va contro il secondo articolo della Costituzione. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ecco, adesso noi facciamo delle osservazioni su queste Solo cose. questa parte meriterebbe 10 trasmissioni, Sono probabilmente. uguali davanti alla legge, ma negli ultimi 20 anni quante leggi sono state fatte per cercare di aggirare con cavilli, con commi e sottocommi questo articolo in cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Difatti i colletti bianchi sono riusciti, cioè il mondo della politica, della finanza, della grande economia, è riuscita a portare all'interno del nostro sistema di leggi degli accorgimenti che tendono ad Allora, aggirare tu questo parli di colletti articolo. bianchi, io vorrei fare un'altra riflessione. Più che di colletti bianchi parlerei di collusi. È il mondo dei collusi che ci ha portati dove siamo in questo momento. Collusi e corrotti, certo. Okay? Quando si parla di problematiche della Repubblica Italiana, del nostro paese, si dovrebbe ragionare prima di tutto di due fondamentali problematiche, corruzione e collusione. Risolte queste, o quantomeno attenuate il più possibile, perché purtroppo l'uomo è caduco, si sa, e Ma cede certo, alle riportate pressioni, all'interno di un sistema fisiologico quantomeno al limite dell'accettabile, posto che collusione e corruzione non sono mai accettabili, ma Giusto, questo è un altro discorso. Ma è giustissimo, inutile che ragioniamo, giustissimo. inutile che ragioniamo in termini di puro idealismo, perché bisogna essere anche concreti sostanzialmente. Però, che siano realmente abbattuti. Infatti, oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha fatto un bellissimo esordio di discorso al Senato della Repubblica e voglio riprodurlo sperando che si senta tale quale. Rosario, aiutami perché è una cosa che non abbiamo mai sperimentato, ma ci tengo. Proviamo. Sì, immagino che cosa tu voglia far ascoltare, vediamo se ci riusciamo. Forse il volume che non è. Aspetta, Devi partire dall'inizio, però. eccolo qua. Ci sei? Aggredendo le loro finanze, le loro economie. Non si è capita la parola mafia all'inizio, E però. adesso lo ripetiamo. Contrasteremo con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie. Solo questo pezzo vale tutto il discorso, perché ha toccato un nodo fondamentale, e qui costruisco un ponte, un argomento che è carissimo ad entrambi, l'antimafia. È inutile che facciamo finta di Sì, nulla, certo. che questo è. Ha detto, contrasteremo le mafie con tutte le nostre forze, giusto? Sostanzialmente si è riproposto di colpire le loro finanze e le loro economie. Questo già dice tutto, perché corruzione e collusione nel nostro paese sono legate a doppio filo all'argomento mafie, mafie in generale, ma mafie perché ci sono diverse tipologie di organizzazioni malavitose all'interno del nostro territorio che agiscono su, diciamo, su una prospettiva antimafia.
ancora maggiore, perché non ci limitiamo semplicemente al territorio italiano, ma stiamo parlando di mafia ormai internazionale. E quindi... Diciamo... Ecco, l'ultima ora, per esempio, mi fa impazzire questa cosa, perché stavamo parlando di questo argomento e viene fuori che Brescello, comune di Brescello, che è provincia di Reggio Emilia, se non ricordo male, è stato sciolto per mafia, e quindi probabilmente tornerà al voto perché infiltrata dall'Andrangheta. Brescello era il comune di Peppone, di Don Camillo e Peppone, comune che veniva indicato quella volta lì come comune altamente comunista, quindi di sinistra, indissolubilmente legata a certi valori sociali. Quindi vediamo che la mafia si insinua all'interno del nostro territorio attraverso le istituzioni, attraverso l'economia, quindi fa bene il professor Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, a dire dobbiamo aggredire le loro finanze, perché finché combatti la mafia solo militarmente, cioè nelle sue forze umane, molto giusto. Il risultato può essere semplicemente parziale, è colpendo la finanza, come diceva Falcone, segui l'odore dei soldi e troverai i malavitosi. È questo che bisogna fare, è lì che bisogna colpirli, e questa è l'attuazione della Costituzione nel rendere tutta la popolazione uguale dal punto di vista giuridico, legislativo, economico, sociale e politico. E questa dichiarazione del Premier Conte è molto diversa da quella che abbiamo sentito nel 2001, espresso dal Ministro delle Infrastrutture del governo Berlusconi, Lunardi. Il quale ricordava, invece, diceva parole ben diverse. Io le voglio ricordare, sono: con la mafia bisogna imparare a convivere. Già, questo ci riporta purtroppo al discorso. Come può essere libera una società dove io accetto una illegalità, di convivere con l'illegalità? Significa alimentare quella che ormai abbiamo provato esista, sia esistita anche nel recente passato, che si è costata la vita a Falcone, Borsellino, Nica Sarà prima ancora, certo, Giulio Chinnici, Rocco Chinnici, tutti gli agenti della scorta e delle scorte, Francesca Morvillo, eccetera, 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 non per sminuire l'importanza, perché tra le altre cose, purtroppo il 19 di luglio ricorderemo anche Paolo Borsellino, dopo il 23 maggio aver ricordato Giovanni Falcone. Ma mi hai dato un assist mostruoso, perché tra le altre cose uno degli argomenti è che il nuovo guardasigilli Alfonso Bonafede, avvocato, tra le altre cose conoscente di Conte, perché lui che ha portato Conte alla corte del Movimento 5 Stelle. Sì. Siciliano d'origine, fiorentino d'adozione, ha in ballo due nomine pesantissime, che sono il sottosegretario e il responsabile della DAP, tra parentesi. Sì. Quindi dell'amministrazione penitenziaria e della direzione giuridica ministeriale, sono tre nomine per la verità, non solo due. E i nomi in ballo sono quello di Pier Camillo Davigo, assolutamente di primissimo livello, e dulcis in fundo Nino Di Matteo. Sì. Lì il discorso è un pochettino più articolato. Entrambi grandi magistrati che fino ad oggi hanno parlato con i loro processi, con la capacità di portare avanti processi di primissimo livello. Perdonami, è qui che troverebbe compimento l'articolo 3 della Costituzione, in questo comma. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Sì. Okay. All'organizzazione politica, economica e sociale. Ritornano i tre elementi: politico, economico e sociale. Signori,
Combattere la mafia, la corruzione e la collusione significa ridare respiro a tutta la comunità. Questo è quello che deve fare un governo, secondo quello che si è anche ripromesso, a quanto pare, nelle sue dichiarazioni programmatiche, il presidente Conte. Ora, mi fermo qui con la lettura della Costituzione, tra l'altro ci stiamo anche avvicinando alla fine della trasmissione. Volevo toccare velocemente, ormai penso li conoscano tutti, ma nominare almeno tutti quelli che sono i componenti della squadra di governo. Dopo, la prossima volta, sperando che nel frattempo il governo abbia incassato la fiducia, torneremo a dirimere eventualmente alcune controversie riguardanti queste singole figure. Allora, Presidente del Consiglio dei Ministri è il professor avvocato Antonio Conte, che insegna tra le altre cose, meglio, insegnava, perché in questo momento credo non lo potrà parlare più, e a me sono concesso che il professor avvocato Antonio Conte duri 5 anni di mandato, come spieghiamo la stabilità possa consentire. Poi abbiamo Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e prima ancora ministro del lavoro e dello sviluppo economico, cioè ha voluto in pratica, come dire, accorpare almeno concettualmente due ministeri molto pesanti, che sono quello del lavoro e quello dello sviluppo economico, che sono strettamente connessi. Ecco che l'Italia rimuove gli ostacoli di ordine politico, economico e sociale. È anche il capo politico dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, sì. È anche il capo politico del Movimento 5 Stelle e quindi adesso dovrà cercare di coniugare al meglio tutte queste figure. Matteo Salvini, vicepresidente anche lui e ministro degli interni. Per la verità li abbiamo detti in un ordine. Sono due vicepresidenti. Tecniche, esattamente, che è già una novità rispetto al passato. Tra le cose entrambi giovani. Cioè, scusa Marco, è da ipotizzare che se il Premier Giuseppe Conte dovesse avere un qualche problema, in alternanza dovrebbero tecnicamente intervenire i due vicepresidenti. Dove tra le altre cose Matteo Salvini ha giurato prima cronologicamente di Luigi Di Maio, sebbene le percentuali elettorali siano a favore del secondo rispetto al primo. Sì, forse di là avranno fatto valere il premio di maggioranza, anche se la maggioranza degli non c'è. Lasciamo in realtà stare. È un discorso più, va bene, non è importante. Nome pesantissimo, che poi sostanzialmente è il, se vogliamo, è il deus ex machina sotto copertura della Lega, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. All'economia abbiamo Giovanni Tria, economista, professore e preside di Roma 3 come università. Tra le altre cose, più un tecnico che un politico. Esattamente, questo. Anche se in realtà pare sia uno degli amici più cari di Brunetta, e questo già lo pone in un'ottica un po' particolare. Magari avranno punti di vista diversi su cosa, con un amicizia esistono anche oltre. Anche oltre. Speriamo che sia così. Agli affari europei, il ormai famosissimo, non posso dire famigerato, è più giusto dire famosissimo, professor Paolo Savona, un economista coi controfiocchi. Allora, Tria e Savona, oltre ad essere entrambi economisti, condividono anche quello che dovrebbe essere considerato largamente euroscetticismo, ma in realtà le loro posizioni sono, diciamo, dal punto di vista di sfumatura leggermente differenti. Le vedremo poi nella prossima puntata, magari. Enzo Moavero Milanesi, ministro degli esteri. Giurista, tra le altre cose, già ministro con Monti e Letta, con Letta politiche comunitarie, tra parentesi, e sottosegretario con Ciampi. Ecco che anche questo nome torna con Ciampi, perché anche il professor Savona è stato ministro nel governo Ciampi. Sì. Riccardo Fraccaro, ministro senza portafoglio, ministro dei rapporti con il Parlamento, Movimento 5 Stelle.
Elisabetta Trenta alla difesa, Movimento 5 Stelle, docente all'Università Link Campus, partecipato anche a, diciamo, non esercitazioni, ma interventi internazionali in senso militare. C'è stato qualche ombra di conflitto di interessi su questa persona, comunque... Beh, tanto per cominciare a dissipare ogni dubbio, ha fatto trasferire il marito, che è un capitano in servizio permanente effettivo, praticamente dal settore decisionale per quanto riguarda gli armamenti, agli affari generali, in modo che non venissero come dire, considerate ipotesi di gestione di conflitto di interessi. Il primo atto da ministro che abbia fatto è: avete problemi con mio marito, lo trasferisco, così non potete più dirmi niente, perché almeno lo metto da una parte dove tecnicamente no. Non che fosse nocivo lì dove era, perché comunque la sua posizione non era di rilievo in seno alla commissione armamenti, però va bene, è stata un'operazione tanto per dire trasparenza. Certo. Alfonso Bonafede, già nominato giustizia, torneremo su questa figura anche proprio per le sue scelte un pochettino particolari, che a me rendono anche orgoglioso personalmente. Speriamo che abbia un buon riscontro. Speriamo. Erika Stefani, affari regionali e autonomie. Alberto Bonissoli, alla cultura e al turismo. Giulia Grillo, alla salute, che non ha nulla a che fare con Beppe Grillo, nonostante il caso di omonimia di cognome. E tra le altre cose, dopo arriviamo alla considerazione valida più o meno per tutti, Gianmarco Centinaio alle politiche agricole, il generale Sergio Costa all'ambiente, l'avvocato Giulia Bongiorno alla pubblica amministrazione, il dottor Marco Bussetti all'istruzione, Danilo Toninelli, e questa è stata una delle sorprese del giuramento, sì, tra parentesi, sì, alle infrastrutture, sì, ed era per l'appunto, così come lo era Giulia Grillo per la Camera dei Deputati, il capogruppo al Senato per i 5 Stelle. Poi abbiamo Lorenzo Fontana, famiglia e disabilità, e Barbara Lezzi, ministro per il Sud. Sì. Che non ha neanche fatto tempo ad aprire la bocca, che hanno già contestato dicendo che sostanzialmente il Sud verrà abbandonato. Questa è voce PD e voce Forza Italia. Hanno cercato di fare un ministero apposta e gli altri, va bene, non importa. Quindi questa è PD, il 2 di giugno è andato alla difesa della Costituzione, in piazza alla difesa della Costituzione, quindi sì, capiamo un po' erano le contraddizioni. Cosa bella, sì, tra le altre cose, come vedere Renzi seduto in Senato quando lo voleva abolire, e tante altre belle cose. Potremmo veramente discutere da quale eternità. Va bene, va bene. Ma siamo nell'albo della politica, per cui c'è poco da discutere. Ecco, questa è la squadra di governo, per ricordarla ai più. Dalla settimana prossima magari ci premureremo di entrare un pochettino più in dettaglio. Se riusciremo, vedremo di affrontare anche un po' il discorso del programma politico, del rinnovamento che c'è rispetto ai programmi degli anni passati, e vedere luci ed ombre che ci saranno. Il tempo è in chiusura, mi sembra, Marco. Sì, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, per cui spero siate stati bene in nostra compagnia, non che abbia più di tanti dubbi, perché quando si è con Alviano si è in ottima compagnia. Grazie Rosario ancora per il tuo intervento in regia e per assisterci ogni volta, per aver creato questa rete, dando l'opportunità di far sentire anche voci fuori dal coro. E salutiamo con affetto tutti i nostri ascoltatori e li rinviamo alla prossima puntata. Alviano Appi, Marco Grilli per la testa su Radio Science. Ciao a tutti! Buonasera!